l'avvocato Seppellini. Sì. Che? 250.000. 200. Ui, Bicini, il padre del ladro, eh? Mio figlio è innocente. È innocente, Bicini, ma c'ha una faccia da ladro. Anche a me dicevano che c'avevo la faccia da ladro, sì? Invece sono un perfetto galantone. Si vede, Bicini. Che dice, si risolve sta faccenda. Oggi te lo porti via, va bene? Avvocato. Sì? Avvocato, venga. Venga! Avvocato. Sì, Bicini. Io non ci dico niente. E che devi dire? Che devi dire, Bicini? State zitto, c'ho la causa in pugno. Bicini, vieni a sentire, vieni a sentire. Pur essendo noi pienamente convinti e persuasi della piena colpevolezza dell'imputato, tuttavia, non avendo a nostra disposizione le prove del reato, chiediamo a questo tribunale l'assoluzione per insufficienza di prove. La difesa, naturalmente, non ha nulla da aggiungere. Sì, 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 sì. Avvocato, è stata chiesta l'assoluzione. Beh, signor Presidente, il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione dell'imputato e su questo siamo perfettamente d'accordo. Ma l'ha chiesta per insufficienza di prove e su questo non siamo e non possiamo essere d'accordo. Noi rifiutiamo ogni compromesso. O assoluzione con formula piena o condanna, o innocente o colpevole. Questo è il punto. E se nella sua ingiusta richiesta la pubblica accusa si è lasciata influenzare dalla fisionomia dell'imputato, io posso assicurarvi che la faccia da ladro non fa il ladro. Che un individuo con questa faccia è nella completa impossibilità di rubare. Signor Presidente, la gente quando lo vede si mette subito la mano sul portafoglio. E questo quando ruba? Per rubare, signori miei, ci vuole una faccia onesta come la sua. Pardon, come la mia, come quella di tanti altri. Pertanto, visti gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 36 del codice penale, io chiedo l'assoluzione con formula piena perché la faccia non costituisce reato. In nome del popolo italiano, il tribunale, visto l'articolo 624 del codice penale, dichiara Federico Biagini colpevole e lo condanna alla pena di anno 1 di reclusione. Va bene? Alberto! Sì! Vengo! Alberto, presto, presto, altrimenti perdo tempo. Ah già, tu parti, ma come faccio? Io stare una settimana lontana dal tagapocciutto. Una settimana, ma io sto via soltanto due giorni, sono anche troppi. No, anche tre. Due soltanto. Ah, due, meno male. Beh, sbrighiamoci, che due giorni passano presto. Sì. Cosa? sto scherzando. E la causa, com'è andata? Andiamo, che perdi il treno, sai. L'hai persa. Ma che persa, 50.000 lire. 50.000 lire soltanto, per una causa penale. Una causetta, 5 minuti di aringa, 10.000 lire al minuto. Capocci, e anche se la pubblica accusa si è lasciata influenzare dalla fisionomia dell'imputato, io vi posso assicurare che la faccia da ladro non fa il ladro. Sei mesi. Un anno, andiamo. Io voglio vedere quando vincerai una causa. Perché non l'ho vista? Se non parlavo io, quello chissà dove stava adesso. A casa sua. Casa sua, che cos'era? Un altro disoccupato. Tu che fai? Considerazioni. Io? Il biglietto. Che c'è? Il biglietto. Andiamo, sbrigati, che è tardi. C'è tempo. Tu domani non vieni, eh? Già lo sapevo. Andiamo? E senti, caro, adesso quando vengono le altre dame, cerca di essere affabile, lo sai che ci tengo. Perché? Non lo sono stato, anche l'altra volta quando mi hai presentato Antonella, la signora Antonella. Sì, Antone, con la contessina Antonella Chiaramonte, ma lo sei stato un po' troppo. Sì. Già certo, è carina. Ah, è carina? Non lo ricordo. Ah, non te lo ricordi, no, Tu fai sempre lo spiritoso, perché? Ma guarda che le mogli vengono sempre a sapere tutto. Ma di che? Perciò, anche se io non ci sono, tu cerca di filare diritto e non fare quella faccia da vittima. Sì, vabbè. Che io ti conosco bene. Alfonso, riguardati. Ti mancherai, sai, capocci? Allora rimani a casa questa sera, Alberto. Ma sì, rimarrò a casa, sì. Bravo. Alfonso, perché non ti vedi con l'avvocato? Vi fareste buona compagnia, non è vero, Clara? Ma certo, un'ottima idea con te. Ammetta che mi presenti, io sono il marito della presidentessa. Ah, avvocato Federico. Molto lieto. Anch'io. Ciao, ciao, cara, ciao. E buona serata. Ciao. Allora, passiamo la serata insieme? Andiamo a vedere la televisione al bar? Sì. Ho detto, andiamo a vedere la televisione al bar oppure andiamo al cinema? Che vogliamo fare? Ma il suo numero di telefono, che non ce l'ho. Ah, il mio numero di telefono non ce l'ha?
44444. Ah, lei è della zona del 4? Nella zona del 4, ho sì. 444444. 444. Se non gli rispondo io, gli rispondo un altro. Sì. Gli dia il suo indirizzo. Va così bene. Andiamo a vedere la televisione al bar. Andiamo a vedere la televisione al bar. El porqué, el recuerdo de tu palabra se selva yo. Uè, Albe, e io sto qui aspettando, non vieni? Ah, sì, va bene. Fra pochi minuti scendo. Senti, viene Elvira. Maria, ma come io faccio tanto per star solo, ci riesco e tu mi fai passare la serata con Maria. Ah, e li dai con Maria. A me mi piacciono le bionde. Mi piacciono alte e bionde. A me mi piacciono alte, bionde che non somigliano a Maria, va bene? Speriamo. Ciao. Te lo credevi? Io me ne stavo a casa, solo solo, buono buono. Ma io sono mesi che aspetto questa occasione. Come sono tiranni questi mariti, non ci lasciano mai andare. Io tiranno. Ma per me puoi andare tutti i giorni, compresi i festivi. Capito? Ah, lasciate il bigliettino. Il bigliettino te lo sei ricordato di scrivere. Punto primo, accidenti, pure i punti. Ricordarsi di cenare a casa e non come al solito fuori con gli amici. Sì, io mi metto solo solo, cena solo solo, mi metto a piangere. Punto secondo. Rintracciare i vari bigliettini in cucina, quanti sono? Una trentina, che mi mette a fare la caccia al tesoro io in cucina. Gas, gabbia, canarino, eccetera, eccetera. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Sono lontana, ma vigilo. Vigila, vigila. Addio, bella. Tango! Ti tiro l'oro, ti tiro. Mia cara Elvira, questa sera io ti rubo il corazon. Ti farò mettere. Ecco la cenetta che mi ha preparato capoccetta mia. Capoccetta, questa sera mangio solo, solo io. Ah, un altro bigliettino. Ricordarsi di prendere la medicina prima dei pasti. Come no? Quante gocce so, capoce? Sei, vero? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco, la medicina. Dottor Cerchi. Sì. Oh, che mi ha preparato, capocetta mia, vediamo un po'. Che fame c'ho. Ah, bistecca. Bistecca, insalata. Tanto non la mangio mai. Ecco, benissimo, insalata, condita l'insalata. L'insalata va condita bene. Insalata, poco aceto e molto oliata. Là. Bistecchina, levare il grassetto, che a me non mi piace per niente. Ecco, grassetto, limone. Là. Un po' di pane. Un po' di frutta? No, non si dà frutta niente. Così, questo. Bella cinese! Là! Tieni, tanto, fa la spia, te. Boccuccia, tagliatina, ha un po' di vino ci vuole. Ecco. Tango, tango, fiero di passione, mia cara Elvira, don. Gas. Chiudere i rubinetti e la catenella. Eh già, perché io sono scemo. Non chiudo catenella e rubinetti. Vogliamo provare? Sai che col gas non si può scherzare, di stamane tante volte. Ma in mezzo alla vita. Tante famiglie sono morte col gas. Oddio. Hai visto? Hai visto? Fatto bene, però. Non intimo io. Che sono scemo. Pippo, c'è qualcosa per te. Cambiare l'acqua a Pippo. Cambio l'acqua a Pippo. Pippo buono, che ti cambio l'acqua. Pippo, Pippo. E Pippo, Pippo, non lo sa. Può morire. Papì. Pippo, per carità. Pippo, dove stai? Pippo, te muore. Pippo, te muore, dove dentro la casettina tua, dove tu bevi? Pippo, chi la sente quella, no? Pippo, Pippo. Non te muovi che chiama il cacciatore, sai. Ah, ti ho preso. Ah. Oddio. Abì, lo sai che ti dico? Fa l'inferno, c'è l'acqua del malocchio. Vuoi fa fattarci, accanto da chi non esci, sai, Pippo.